Iniziamo con la lettura del versetto che si trova nel libro di Ester, al capitolo 4, il verso 14, e dice: e infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei di qualunque altra parte, ma tu, la casa del tuo padre, perirete. E che sa che non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Allora, buon sabato anche da parte mia, non solo a coloro che siete qui, per ognuno di voi sono contento e felice che siete oggi qui. Sono contento sia per coloro che sono a casa e purtroppo impediti dalla salute che non li accompagna, dalle difficoltà, e noi abbiamo alcuni fratelli che puntualmente sono con noi, adesso il fratello Massimo, il fratello Walter, il fratello Silvano, alcuni che da tempo non riescono a venire in comunità e l'unico modo per essere con noi è questo momento di incontro attraverso la rete. Quindi un abbraccio a tutti voi, un abbraccio a chi ha scelto di essere anche con la comunità di Genova, magari stando a casa e collegandosi nello streaming della comunità di Genova, ma in particolar modo un abbraccio a voi che siete qui. Comprendo che tutti voi avete una sfida e tutte le persone sedute siete venuti qui per ricevere una risposta. Lo so. Qualcuno questa settimana ha avuto delle sfide, infatti abbiamo parlato di persone che sono ammalate in ospedale e ce ne sono in ogni comunità. Ogni comunità ha le sue sfide per quello che riguarda la cura di coloro che sono ammalati. Meno male che abbiamo qualche medico. Ringraziamo Dio anche per chi si dedica a fare questo. Qualcuno invece è molto felice, probabilmente Karen e William oggi festeggiano l'arrivo del loro terzo maschietto, quindi conoscevate Kyron, Killian e Kaylan, bene? Il terzo è Kaylan, quindi ben arrivato a Kaylan, 4 kg di maschietto, ha impegnato la mamma. E quindi ben arrivato anche al piccolo Kaylan, un abbraccio a Karen se ci guarda in questo momento da casa. Quindi ci sono state famiglie che hanno vissuto dei momenti di gioia, anche se attraverso fatiche, ma ci sono magari persone che vivono ancora adesso un momento di tristezza, magari sedute qui. E ci sono altri che avrebbero voluto essere qui, ma non ce l'hanno fatta perché due famiglie almeno erano presso i pronto soccorsi questa notte. E quindi stamattina abbiamo avuto la notizia che erano lì ancora a faticare. E allora volevo chiedervi se qualcuno di voi gli è capitato da poco o in questo momento sente di avere il mondo che gli è caduto addosso. È capitato a qualcuno di sentirsi il mondo addosso? In qualche modo sembra schiacciato dalle situazioni che vive? Bene, se è così restate connessi perché cercheremo di raccontare una storia che ha a che fare con un debito che ho con i ragazzi. Perché io fine settimana scorsa, siccome avevo ripetuto il Covid, non sono potuto essere con loro nel ritiro spirituale che hanno avuto. E allora sono in debito con tutti i ragazzi, gli animatori che erano lì. Ho scelto di dedicare questo culto a tutta la comunità partendo e comunicando alla comunità quello che è l'obiettivo dell'AISA per quest'anno, il titolo dell'AISA per quest'anno. E il motto di quest'anno per l'AISA è Cambia il mondo. E noi vorremmo che i nostri figli siano in grado di cambiare il mondo. E la riflessione su cui mi soffermerò questa mattina ha a che fare con un'orfana che cambia il suo mondo. Cosa pensate a una bambina che perde i genitori da piccola? Il mondo gli è abbastanza caduto addosso?
Penso di sì. Una bambina che viene presa è cresciuta da un cugino che la prende e la fa diventare sua figlia. E non si dice che questo uomo fosse sposato, quindi un maschio che la cresce da sola. Come riesce un maschio? Ecco, ci sono maschi pulitissimi e altri maschi che non sono pulitissimi. Grazie alla moglie si salvano, ma se no non è bellissimo entrare nelle loro stanze. Io non so com'era questo cugino, spero che sia stata una persona molto preparata ed educata. Ah, ecco perché non funziona. È rimasto il trasmettitore nell'altra parte del telecomandino. Speriamo che Mardocheo sia stata una persona che sia stato in grado di dare anche quelle coccole di cui questa bambina aveva bisogno, ma c'è un fatto, questa bambina resta senza genitori da piccolina e un cugino se la prende. Ora non so quanti dei nostri figli vorrebbero vivere un'esperienza del genere. Ragazzi, c'è qualcuno che questa settimana o non da molto gli è venuta l'idea che è stanco dei propri genitori, sono proprio strani e vorrebbero averne a meno? Vorreste farne a meno? Perché, insomma, qualcuno ha usato un'espressione di voi questa mattina, rompono. Ebbene, lei avrebbe voluto avere dei genitori che si interessavano e gli rompevano le scatole, ma non c'erano. Non c'erano quei genitori, erano morti. E non era nel suo paese, non era a casa sua, i suoi genitori e il suo cugino sono stati deportati in un paese che non era loro, e sono arrivati lì, quindi non solo erano stranieri, servi in un paese che non era loro, ma anche senza genitori lì. Allora penso che il mondo gli era già cascato addosso quando sono stati strappati dalla loro famiglia e portati in un paese che non era loro, costretti ad abitare in case che non erano loro e fare cose che non facevano prima, perché i genitori sono stati costretti a fare quello che dovevano fare i servi. Ma siccome il mondo non era abbastanza crollato, sono morti pure i genitori in quella situazione. Allora non è che facciamo a gara a qual è il mondo più crollato, è solo per dire che la persona di cui stiamo parlando non si può certo dire che se la spassava. Era una ragazza che, come tutti noi, ha dovuto affrontare il peso della vita. Ed è riuscita, con l'aiuto di Dio, a cambiare il mondo. E allora vorrei, insieme a voi, fare un percorso di alcune tappe. Non so quante di queste voi le vedete, però le vedrete man mano che andranno avanti le diapositive. Le ho messe così, nella storia di Esther vedo questo percorso, no? Il primo punto su cui ci soffermeremo è accogliere la propria storia. Il secondo sarà formati. Il terzo è scegli un punto d'appoggio per cambiare il mondo. Il quarto, scegli quando parlare. Il quinto, scegli di avere pazienza. Sesto, scegli coraggiosamente di agire bene. E il settimo, segui l'esempio di Dio. Allora vorrei riprenderli uno ad uno per entrare in questa storia, per conoscere insieme la storia di questa ragazza orfana in casa di suo cugino. La prima cosa che deve fare è accogliere la sua storia. Lo so che questa è una cosa che non piace a nessuno. Tutti vorremmo avere la storia di un altro, una storia migliore. E siccome adesso ci sono gli influencer, tutti vorremmo essere, non cito i nomi, però ecco, se dovessi chiedere ai ragazzi o le ragazze, magari una ragazza vorrebbe essere la Chiara Ferragni, no? Perché ha un mondo di seguito, e un ragazzino forse ambirebbe quella fama, quella prosperità, quell'attenzione del mondo addosso, non lo so, siamo tentati sempre di volere la vita di un altro. Però ecco, non tutti partiamo da storie felici, in questo momento nella Chiesa non sono tutte famiglie di Molino Bianco,
Sapete la bella famiglia delle pubblicità di Mulino Bianco, no? Bello, tutti sorridono, nonni, figli, tutti sorridono a tavola. Non è sempre così. Non è sempre così. La realtà è diversa. Per tutti Dio ha una storia però da vivere con coerenza, una storia vincente. Il primo passo per cambiare il mondo è accettare con gratitudine, e sottolineo, con gratitudine, la tua storia. Il primo passo per vincere il mondo è accettare con gratitudine la tua storia. Non importa quale sia, se è quella di essere un'orfana che è stata presa da una famiglia, oppure non so quale sia la tua storia, però il primo punto è legato a un comandamento, io l'ho solo indicato lì, Esodo 20:17. Questo è il comandamento più disatteso dagli avventisti. Vediamo se lo conoscete. Qual è il comandamento più disatteso dai 10 degli avventisti? Non vi viene in mente? Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né le cose alcuna del tuo prossimo. Non desiderare la roba altrui. Vorrei essere intelligente come Marco, avere la posizione di Raffaele, vorrei essere conosciuto come non so chi, vorrei suonare la musica come non so chi, vorrei avere la casa come non so chi. E ogni volta che facciamo questo discorso con noi stessi, ci togliamo ogni possibilità di vincere nel mondo. Perché il primo passo per vincere nel mondo è accogliere la propria situazione con gratitudine. Cosa sei? Un poveraccio? Benissimo. Cosa sei? Un'orfana? Benissimo. Cosa sei? Uno schiavo? Benissimo. Sei a un buon punto di partenza. Cosa sei? Una persona depressa? Benissimo. Cosa sei? Una persona che ha perso il lavoro? Benissimo. Cosa sei? Qualcuno che è stato mandato via di casa? Benissimo. Non desiderare altro. Accogli quello che stai vivendo con Dio. Vivi con forza questo sogno di Dio per te. Gioisci e usa quello che Dio ti ha dato. Usa le situazioni che ti ha dato. Sarai benedetto. Secondo punto. Questa ragazza non può fare altro che lasciarsi formare. E inizialmente la forma questo cugino. E gli dà delle indicazioni. E lei non è che dice voglio studiare all'Harvard. Mi piacerebbe studiare in un'università straordinaria, ma il suo maestro si chiama Mardocheo. E dovrà accontentarsi di Mardocheo. E dovrà prendere sul serio Mardocheo. E guardate, il testo dice, Ester 2:10, Ester non aveva fatto sapere nulla del suo popolo né del suo paese d'origine perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. In questo momento lei si trova come una specie di conquista nell'harem di qualcuno. O meglio, qualcuno doveva decidere che fa parte del suo harem e semplicemente sono passati da casa sua, l'hanno vista che era bella e tu vieni con noi. Dove? Non ti viene dato di sapere, tu vieni con noi. Ed è stata trascinata nei palazzi reali per essere unta per 6 mesi nella mira. E poi per altri 6 mesi con tutti gli altri profumi, perché doveva profumare bene quando il re l'avrebbe vista. Per un anno ti profumi, puzzi. Carino. No? Già non mi chiedi se voglio o non voglio, se mi va o non mi va, ma mi tratti come se fossi uno straccio sporco che ha bisogno di un anno per profumare bene, per essere presentabile. E Mardocheo le ha dato delle indicazioni, le ha detto tu alcune cose le devi dire, altre cose non le devi dire. E lei, in maniera molto umile, ha accettato i consigli di chi li voleva bene. Poi il secondo versetto che abbiamo letto, il versetto 15, quando giunse per Ester, la figlia di zio di Mardocheo, che l'aveva presa con sé come figlia, quando è arrivato il suo turno di andare dal re, ella non chiese nulla se non quello che gli ha indicato Hegai. Chi era Hegai?
era quello che l'ha istruita nei 12 mesi, prima di presentarsi al re. Le ha detto: dovrei fare così, dovrei muoverti in questo modo, dovrei presentarti in questo modo. E lei ha scelto di formarsi bene. Era quello che ha scelto? Era il mestiere che ha scelto? No, veramente gli è stato imposto. Ma puoi formarti bene anche in quello che ti capita di vivere, non in quello che hai scelto di vivere. Puoi essere il migliore anche in quello che ti capita di dover fare nella vita, non in quello che hai scelto. E questo è il secondo modo per vincere il mondo. Volevi fare una cosa e ti capita fare altro? Fai benissimo quello che ti capita di fare. Preparati al meglio per fare quello che sei stato chiamato a fare. Esther vincerà perché non necessariamente perché si è scelto la carriera, ma perché quello che gli è stato chiesto di fare lo fa bene. E non si monta la testa pensando di sapere più di chi l'ha formata. Con umiltà, siccome le ragazze che andavano dal re dopo la prima notte, in qualche modo venivano consolate dal fatto che qualcuno le ha sventrate, mettendole in una zona dove potevano prendersi quello che volevano. E lei ha scelto solo quello che chi gli ha consigliato gli ha detto: guarda, prendi questo e questo, e torna. Fermati lì. Però questo veniva notato. Quanto è vorace quella persona. È mai capitato di andare in un posto e qualcuno dice: prendi quello che vuoi? La tentazione c'è di prendere tanto, c'è tanta roba. Però la Bibbia dice: mettiti un coltello nella gola quando ti metti a tavola del re. Perché? Perché capisca che sei un uomo misurato, che sei una persona che ha autocontrollo. E Agai gli ha dato un buon consiglio: non allargarti, prendi quello e quello, e basta. E lei è stata capace. La seconda cosa: cambia il tuo mondo formandoti bene e dando retta a coloro che ti stanno formando. Apri gli occhi, cerca di apprendere nel modo migliore, ma cresci nella vita. La loro esperienza faciliterà la tua possibilità che cambi il mondo. Sii umile e impara, dedica tutto il tempo che serve alla tua formazione. 11 mesi per essere vista una volta da una persona? Beh, se quello serve, quello farò. Terzo modo per cambiare il mondo, partendo da lei, diceva qualcuno, magari mi ricordate voi chi, datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Chi lo disse? Qualcuno se lo ricorda? Datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Beh, è bene che tu scelga il tuo punto d'appoggio. Se vuoi avere vittoria nella vita, devi trovare un punto d'appoggio, perché sennò quel mondo che vuoi alzare non lo puoi alzare. E allora scegli bene qual è il tuo punto d'appoggio. Nel momento della crisi, nel momento della difficoltà della sua famiglia, del suo popolo, quando le arriva la notizia del versetto che il fratello Marco ci ha letto, cioè il cugino gli dice: guarda che nel frattempo, mentre tu te la stai spassando ormai come regina, qualcuno ha tramato contro di noi e c'è un verdetto di morte per ogni israelita che vive lì. E non pensare di scampartela, perché molto probabilmente sei arrivata lì per un tempo come questo, cioè non per i tuoi comodi, ma perché Dio ha un piano straordinario per la tua vita. Allora lei di fronte a questo deve decidere cosa fare. Interverrà? O tanto, siccome è regina, non gli tocca niente. E decide di intervenire. Però come? Avrebbe potuto imbalsamarsi di nuovo bene bene e presentarsi al re. Ma ha scelto di imbalsamarsi in maniera differente. Ha scelto di dire alle sue ancelle, ne aveva 7, le sono state date per il suo servizio, di dire: io e voi 3 giorni, 3 notti, non mangiamo niente, digiuno totale.
perché Dio deve operare nel cuore di questo re che io andrò a trovare. Qual è il punto d'appoggio di Esther? La sua bravura nella carriera? Si era preparata, abbiamo detto prima, si era preparata anche bene nel suo. Sapeva fare la regina, sapeva presentarsi davanti a un re, sapeva conquistare un re. Perché non ha usato queste armi con cui si è preparata così bene? Perché non erano quelle il suo punto d'appoggio. Il suo punto d'appoggio era Dio. E ha chiesto a tutti di digiunare insieme a lei. Poi, sicuramente, si è presentata, dopo 3 giorni, si è presentata al suo re rischiando la vita. Perché allora non era come adesso, che la moglie non solo che viene e ti disturba quando vuole, ma ti può anche mandar via di casa. In quel caso, se il re non gli porgeva il bastone, dicendogli va bene che è arrivata in mia presenza, veniva uccisa all'istante. E quindi lei sapeva che se il re l'avesse trovato indisposto, era l'ultimo giorno della sua vita. E allora arriva il re, si presenta in un palazzo maestoso, il re è accompagnato da molti consiglieri, da persone, da affari che sta facendo, e si presenta in maniera minuta, umile, davanti al re. Il re la vede e gli tende ovviamente il bastone d'oro. E gli fa la domanda: cos'hai, regina Esther? Lo trovate al capitolo 5, versetti da 3 a 8. Che cosa domandi? Se anche mi chiedessi la metà del regno, ti sarà data. E cosa dice Esther? Ah, allora il Signore ha ascoltato la mia preghiera. Apro la bocca e parlo. Ha parlato? No. Perché questa è un'altra strategia per vincere il mondo. Io sono stanco di me e anche di voi a volte, quando l'unica frase che vi convince è «io gliela devo dire». Sono stanco di me, quando mi comporto così, un po' anche degli altri, quando l'unica ragione che hanno «io gliela devo dire». Buono, calmo. Perché se vuoi veramente sollevare quel mondo, hai bisogno di imparare quando è il momento di parlare. Dice Ecclesiaste, c'è un tempo per parlare e uno per tacere. E lei tace. E tace perché onora suo marito. Vi immaginate se avesse sperperato, cioè se avesse messo davanti a tutti la difficoltà del marito, cioè che questo qui si è fatto fregare da una persona a cui ha dato piena fiducia, e tra le persone che ha sigillato che devono morire era pure la regina? Che figuraccia avrebbe fatto il marito? Era quello il momento per parlare? No, perché il mio intento non è mettere in difficoltà mio marito, è onorare mio marito. Certo, marito per forza, non è che ho scelto, però pur sempre mio marito, in quel caso. Non è un motivo per ridere di lui o beffarmi di lui, anche se in qualche modo non è stata la mia scelta, è stata la sua scelta. Ma anche se sono stata costretta ad essere moglie di lui, non è mai una buona occasione per trattarlo male, per metterlo in difficoltà, per metterlo in ridicolo, come qualcun'altra, la prima regina, lo ha fatto. E allora, scegli quando parlare. Esther chiede semplicemente che il re venga a un banchetto che organizzerà a casa sua, poi glielo dirà. Ma sceglie un'altra cosa. Sceglie di chiamare insieme al re la persona che il re stima e che attenta alla sua vita. Pensate, se io dovessi parlare
prendiamo quello con Marco, ce l'ho qui vicino. Se devo parlare contro Marco, non chiamerei certamente a quella cena Marco. Non mi sembra molto intelligente. Chiamo la persona a cui gli devo dire le cose, ma a lui che c'entra? Invece lei chiama Marco per onorarlo. Chiama quest'uomo che lui stima molto, ma che in realtà è qualcuno che si è preso beffa di lui come re. Puoi fare di più. Oltre a scegliere quando di avere pazienza, e la pazienza è veramente la virtù dei forti, anzi vi leggo un testo prima di andare avanti, Proverbi 25, perché credo che lei conoscesse i proverbi, era troppo saggia sta donna. Proverbi 25, 15, dice: chi è lento all'ira piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa. Non vi sembra proprio Esther nel dialogo con il marito? Lento all'ira riesce a piegare il re. Parole dolci spezzano le ossa. Andiamo avanti. Cambia il mondo scegliendo coraggiosamente di agire bene. Questo è un altro modo. Abbiamo detto, se vuoi cambiare il mondo, non solo devi agire, ma devi agire bene. E come agisce lei? Di nuovo, prima ha evitato di mettere in difficoltà il re davanti agli altri, ma adesso è solo lei, il re, e il nemico. Metterà in difficoltà il re questa volta? Lo metterà in ridicolo? Guardate, capitolo 7, versetti 3 a 6. Se ho trovata grazia agli occhi tuoi, o re, e se così piace il re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita. Il mio desiderio è che mi sia donato il mio popolo. Avete colto qualche rimprovero? Voi l'avreste fatto un rimprovero? Voi non l'avete fatto? Siete sicuri che voi, il vostro marito, che ha deciso col suo sigillo che tutta la vostra famiglia verrà sterminata, non gli avreste riservato un rimprovero in un momento di intimità? Siete sicuri? Non stiamo parlando di un momento pubblico, stiamo parlando di un momento di intimità. E siete sicuri che in un momento di intimità non avreste riservato delle parole di forte rimprovero al vostro marito? Oh, se volete cambiare il mondo, Esther è qui per dire che questo non è utile, non edifica, non aiuta. Non aiuta niente nel raggiungere l'obiettivo, non è quello il modo. E si presenta in maniera umile. La mia richiesta è che mi sia donata la vita. E lei dice, come sarebbe? Cioè, che significa? Però sapete cosa ha fatto la pazienza nel frattempo? Perché il re, anche la prima volta, ieri, quando è venuto, gli ha fatto la stessa dichiarazione. Dimmi cosa vuoi, anche la metà del mio regno te la do. E lei glielo dirà? Neanche quella volta. E che cosa gli dirà? Guarda, se proprio ho trovato grazia ai tuoi occhi, vieni pure domani, tu e Aman, al mio banchetto. Di nuovo chiama il nemico al banchetto. Di nuovo lo onora nel modo migliore, lui e il nemico. Ma cosa succede quando tu, paziente, permetti a Dio di agire? Il re è andato a dormire, ma non ha dormito. Dice, ma possibile, non mi ha detto niente. Non mi ha detto quando ero con tutti, non me l'ha detto oggi, ma chi ci avrà? E non riesce a dormire. E siccome non riesce a dormire,
chiama uno dei servitori e dice: senti, leggimi un po' le memorie, perché anziché contare le pecore, loro avevano l'abitudine di leggersi le memorie, le cose che avevano scritto. E mentre questo qui li legge le cose, sente di una storia, di un uomo che veramente gli ha voluto bene e ha rischiato la vita per lui perché ha scoperto un complotto contro di lui. E lui dice: ma è tutto lì? Sì. E non abbiamo fatto niente per quest'uomo? Niente. Possibile? Allora il re si scervella e dice: no, domani mattina io devo premiare quest'uomo. Dall'altra parte, Aman si è sentito veramente onorato. La regina mi ha chiamato al suo banchetto. Chi è la persona più importante di me? E tornando a casa incontra un certo Mardocheo che, mentre tutti sono, non si può dire, persone che zibadrone, Mardocheo no. Mardocheo è un uomo dignitoso che saluta, ma non diventa uno zerbino. Saluta con rispetto e rimane al suo posto. E questo dice: ma come, la regina mi ha chiamato in casa sua, il re, e sono, praticamente sono stato sullo stesso letto con il re, e questo qui non striscia davanti a me? E anche lui c'ha una moglie. E sua moglie gli dice: ma qual è il problema? Se questo è il tuo rapporto con il re, e questo è il tuo rapporto con la regina, fai così, costruisci una bella forca, 25 metri altezza, e lo appendi lì domani. Domani vai lì dal re, glielo chiedi, e te lo appendi, te lo sei tolto di mezzo, non lo vedi più. Solo che mentre lui complota questo con la moglie e organizza quella forca da 25 metri per quest'uomo, il re ha un'altra storia da rivedere. E quando arriva Aman la mattina, gli dice: senti un po', devo onorare una persona. Devo veramente, ci tengo ad onorare una persona. Secondo te, che cosa dovrei fare per onorarlo? E lui, siccome non ci stava più nel vestito, anche se la misura era giusta, perché il suo orgoglio era talmente tanto, ha pensato: ma chi altri se non me? E allora, ecco cosa dovrebbe fare il re. Dovrebbe prendere i vestiti suoi, vestirlo da testa ai piedi, dargli il suo cavallo e accompagnarlo per tutta la città con qualcuno che grida: così si fa una persona che il re voglia onorare. Al che il re gli dice: bravissimo, vai, trova Mardocheo e fai quello che hai detto. Eh? Mardocheo è quello che lui voleva sulla forca, ma è lo stesso che ha salvato la vita del re. Un uomo dignitoso, un uomo d'onore, un uomo capace di governarsi e di capire quando è il momento di fare un passo avanti. E con tutta la rabbia, con tutta la tristezza, quella mattina deve fare quello che ha detto il re e se lo porta in giro per la città dicendo: così si fa all'uomo che il re voglia onorare. E poi torna a casa, prima di pranzo. E dice alla moglie: non hai idea di cosa mi è capitato oggi. Tu non puoi immaginare. Io andavo a chiedergli la morte di quello lì e mi è toccato portarlo in giro e dirgli: così si fa l'uomo che il re vuole onorare. Allora la moglie, che è intelligente, maledettamente intelligente, gli dice: allora sei fritto. Allora sei bruciato. Quando tu permetti a Dio di agire e tu hai pazienza, non hai fretta, è vero che il nemico fa le sue macchinazioni e prepara la forca per te, è vero. Ma al contempo Dio, che ti conosce, conosce la tua fede, conosce la tua pazienza in Lui, prepara il modo perché colui che voleva metterti sulla forca sia colui che dovrà onorarti. Sia colui che andrà davanti a te e dice: così si fa a colui che il re vuole onorare. Abbi pazienza. Impara ad avere pazienza e il tuo mondo cambierà. Non avere fretta, cammina con Dio, cammina umilmente con Dio e lascia che Dio faccia le sue cose, non avere fretta. E quando poi devi agire, come in questo caso, agisci bene.
Efesini 4:29 dice: nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne hai una buona per edificare, allora dilla perché conferisca grazia a coloro che l'ascoltano. Ed è quello che Ester sta facendo con il re. In quel momento va dal re e non ha tempo per rimproverarlo, non ha tempo per dire ma che cosa hai combinato, non ha tempo di dire non sai neanche che sono ebrea, ma che marito ho. Lei dice: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, donami la vita. E il re ovviamente, queste dolci parole, che cosa hanno fatto? Hanno spezzato le ossa. Era duro quel re? Sarà. Ma quelle dolci parole, quel dolce modo di trattare i nemici, perché il re ha fatto questo contratto, dice: ma questo qui è stato riverito fino a un minuto prima. Questa donna l'ha trattato in ogni modo gentile, in ogni modo possibile per onorarlo, e lui attenta alla sua vita. Allora si è arrabbiato, però lei ha agito correttamente, lei ha agito bene, non ha agito male. Quando sei sotto pressione, quando il mondo ti sta addosso, quando gli altri ti stanno addosso, non hai il diritto di comportarti male. Se vuoi sollevare il mondo, se vuoi cambiare il mondo, non hai il diritto di comportarti male. Se vuoi cambiare il mondo, quando è il momento, agisci coraggiosamente, facendo il bene. Se dovessimo usare le parole di Paolo, vinci il male con il bene. Ed è questo che ti cambia la storia, perché quella donna ha onorato quell'uomo fino all'ultimo. Non l'ha disprezzato, non ha detto: io con lui non lo voglio vedere, non lo voglio neanche salutare, vieni qui a casa mia e ti onoro, tu mangi a questa festa. Comprendete il senso? Il saggio di cuore è chiamato intelligente, la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il cuore del saggio gli rende assenata la bocca e aumenta il sapere nelle sue labbra. Questi sono altri proverbi, proverbi 16. Quel punto lei gli dirà: l'avversario, il nemico e il malvagio Aman. Allora gli altri vengono a informarlo. Ah, una curiosità, re, sai che lui ha preparato la forca per quello che ti ha salvato la vita? Cosa? Aman finirà sulla forca che ha preparato per Mardocheo. Ester sarà una donna ricordata per aver salvato il suo popolo, ma lo ha salvato nel modo giusto. Come? Seguendo l'esempio di Dio. Il testo base di quest'anno per i ragazzi sarà Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio non ha tolto, Dio ha dato. A colui che non meritava, Dio non ha tolto, Dio ha dato. Lei ha dato gentilezza, ha offerto ospitalità, ha offerto rispetto a chi? A chi non lo meritava. E poi Dio ha fatto giustizia. Ma lei non ha smesso di rispettare, di onorare, di servire. Comprendete il senso? Allora, il testo da cui siamo partiti è Ester 4:14. Io non lo so perché il mondo ti è caduto addosso adesso, in modo in cui lo affronti. Non lo so. Questo non lo so. Quello che so è che Dio è capace di prendere storie complicate come quella di Ester, di una bambina orfana, di una bambina forzata ad essere moglie, a fare di te una persona che tu dici: ma io cosa conto, non ho mai fatto una scelta in vita mia, sono morti i miei genitori, mica l'ho scelto, sono diventata regina, mica l'ho scelto. Come dire, la vita mi ha portato in queste circostanze, non sono state molte scelte mie, è andata così la vita. Però è il modo in cui hai vissuto quella vita che ti è capitato, che hai accolto con gratitudine,
che hai deciso di non parlare quando non capisci, che hai deciso di non parlare quando nel momento, hai deciso di pazientare perché Dio faccia quello che intende fare, che hai deciso di agire quando era il momento di agire nel modo giusto, che hai deciso di agire come figlia o figlio di Dio, cioè donando, non togliendo. Questo ha permesso ad Ester di raggiungere l'obiettivo. Mardocheo non si è sbagliato. Chissà se non è per un tempo come questo che sei arrivata lì. Ma se tu taci, cioè se tu non fai quello che abbiamo detto, può darsi che la salvezza verrà da un'altra parte. Cioè può darsi che quel ruolo bello che Dio aveva immaginato per te lo farà qualcun altro, ma non toccherà a te. Se invece avrai il coraggio di credere in Dio, di camminare con Lui, di scegliere di agire come Lui ti ha indicato, allora io, il mio desiderio è che tu possa riuscire davvero. Cambiare il mondo, ma non quello degli altri, il tuo. Perché nessuno può cambiare il mondo dell'altro se non ha cambiato il proprio. Ricordate, nessuno può cambiare il mondo dell'altro se non ha cambiato il proprio. Accogli la tua storia, quella che oggi vivi, e dici: Signore, non è necessariamente quello che avrei scelto io in questo momento, però se tu l'hai concesso, aiutami ad essere pronta ad affrontare quello che mi stai facendo vivere. Formami. Manda chiunque che mi possa formare in questa situazione in cui sono capitato. E poi aiutami a non appoggiarmi su nessun altro se non su di te, perché tu sei il mio punto d'appoggio. E quando dovrò parlare, quando dovrò agire, aiutami a farlo nel momento giusto, di farlo coraggiosamente facendo il bene e avendo pazienza, perché tu agisca attraverso di me o per me. Fratelli e sorelle, i nostri figli hanno bisogno di vivere un'esperienza di cambiamento del loro mondo quest'anno. E Aisa in qualche modo si propone di cambiare il loro mondo. Vi do una notizia. Non cambierà se non cambia il vostro mondo. Se il mio mondo non è cambiato e i ragazzi mi vedranno disperato come un altro, non cambierà il loro mondo. Ma se loro potranno vedere in me la speranza che Dio ha messo, la pace che Dio ha messo e anche le vittorie che Dio mi dà settimana dopo settimana, avranno il coraggio di credere che il loro mondo può cambiare. E allora, se vogliamo che il loro slogan per quest'anno, Silvia, che il loro mondo cambi, dobbiamo incoraggiarci a vicenda perché loro possono vedere il nostro mondo che cambia settimana dopo settimana, perché ci appoggiamo su Dio e abbiamo vittorie. Che Dio ci sta accompagnando, nonostante le sfide che ogni famiglia vive. E vi ripeto, conosco abbastanza le situazioni che abbiamo nella comunità. E non potrei permettermi di dire la tua croce è piccola, quindi non ti lamentare. Non mi potrei permettere di dire questo a nessuno di voi. Perché ogni croce è stata posata, misurata per ognuno di noi. Ed è dura. Ma se non accogliamo questo mondo con gratitudine, e se non camminiamo con Dio in questa situazione che c'è stata, e non troviamo altre scuse per aspettare altri momenti, altre situazioni, altre risorse, altre vite, altra famiglia, altra chiesa, altro pastore, altri... Il nostro mondo non cambierà. Dovremo accogliere quel mondo che oggi abbiamo e permettere a Dio di usarci per essere benedizione e per essere benedetti. Vi invito con tutto il mio cuore di non aspettare un altro mondo.
E vi dico l'ultima cosa. Se il Signore non ti salva adesso, non potrà salvarti quando torna. Al suo ritorno potrà prendere soltanto i salvati. Lo dico con forza. Il Signore tornerà a prendere i salvati. Permette a Dio di salvarti nella storia che vivi. Dagli libertà che agisca in te e ti salvi nella storia che vivi. Ognuno ha le sue sfide, non le voglio elencare, ma non sto minimizzando quello che stai vivendo, minimamente, sto dicendo semplicemente la tua storia è fattibile. Nelle mani di Dio tu puoi essere la persona che Dio ha scelto per una causa nobile. Credici, parti dalla situazione in cui sei e permettigli di farti diventare benedizione. Signore, ti aiuti a credere, mi aiuti a credere e a vivere la nostra situazione che abbiamo nelle nostre famiglie, nella nostra Chiesa, con gratitudine alla sua gloria. Amen.